estate. Spero stiate tutti bene. Allora, scusatemi per la pessima qualità di questo video perché la webcam del computer fa abbastanza cagare. Quindi avrà una qualità pessima, ma volevo comunque fare un video abbastanza improvvisato e mi trovavo qui e quindi ho deciso di farlo. Sicuramente avrete notato la mia assenza dal canale ormai da 2 settimane. Assenza peraltro non voluta, ma è semplicemente un periodo, se si può dire, diciamolo, di merda, perché diciamo che questa atmosfera natalizia che a tanti piace, a me no, non mi piace per niente. Giù moralmente in una maniera allucinante. È bello vedere persone felici che fanno l'albero e trovano regali sotto l'albero. Purtroppo per me non è così. Ho perso già da molto tempo lo spirito natalizio che poteva avere un bambino spensierato, ecco, quindi già da tanti anni che ho perso questa cosa e quindi per me sì, vedi dei parenti, comunque chiaramente, cioè, quello ci sta ovviamente, perché comunque vedi comunque delle persone che magari non vedi proprio tutti i giorni, e magari parenti stretti ovviamente, però per il resto non mi piace, è un periodo un po' così, e queste 2 settimane di assenza sono dovute un po' al mio stato d'animo. In realtà io i video li ho registrati, uno poi dice, cioè cazzo si è comprato il microfono, non fa video. In realtà io i video li ho fatti, ho fatto già un 5-6 video col Blue Yeti e devo editarli. Il problema è che anche nell'editare comunque bisogna avere una certa lucidità mentale, anche perché io sono una persona che sono abbastanza perfezionista, quindi mi piace fare le cose in modo preciso, non essendo lucido in quel senso, farei dei lavoraggi, quindi preferisco metterci mano quando sarò più perché al momento non lo sono. Scusate, ma mi leggo un attimo i capelli. Ok, va decisamente meglio. Dicendo, cosa vi stavo dicendo? Comunque anche per editare i video bisogna essere lucidi, se no non si montano bene. E comunque volevo ringraziarvi a tutti, nonostante la mia inattività, comunque ho visto che il canale sta crescendo sempre di più, quindi è una cosa che mi fa veramente molto piacere. Questo video probabilmente lo vedrete proprio il giorno di Natale, anche perché io lo sto registrando il giorno di Natale, perché sono le 3:50 perché di notte non si dorme. Io domani ho la sveglia alle 10, quindi tutto ciò è molto bello. Infatti gli occhiali si possono vedere un pochettino. E quindi comunque ci tenevo a fare l'ultimo video dell'anno ormai, perché sia l'ultimo da gennaio, metà gennaio, anche prima riprenderò la mia regolare attività su YouTube. Io spero di farlo perché ogni tanto dico le cose e poi non le mantengo. Lo sapete benissimo come sono fatto, perché io faccio le cose che mi vanno, quando mi vanno e perché mi vanno, e quindi spero di mantenere questa promessa, soprattutto lo spero per me stesso, perché sennò poi mancherei di credibilità, quindi non mi va. Ad ogni modo, voglio augurare a tutti un buon Natale e spero passiate delle feste felici, piene di regali e chiaramente che questo 2017 possa essere per voi uno degli anni migliori. Anche se ormai si dice sempre così, ma alla fine stessa merda, altro anno. Alla fine è sempre così, non
sicuro che anche a qualcuno di voi Natale non gli piace, quindi sicuramente chi la pensa come me o comunque chi ha questo senso di malinconia, tristezza, qualsiasi altra cosa nel periodo di Natale sicuramente mi potrà capire benissimo perché non è bella come cosa, nel senso che cioè, vedi tutti che vanno in giro, comprano regali, fanno, io a me non me ne frega niente, sinceramente, non mi importa, io per me ormai il Natale è intanto una cosa basata su questi qui. Sia di una falsità allucinante, ma perché è la tradizione italiana e allora si deve fare. Io a un certo punto direi anche a quel paese la tradizione italiana e uno un po' se vuole fare quello che vuole lo fa, insomma, cioè. Invece non vedo molte famiglie che ci tengono a sta cosa e sono obbligati a fare il Natale. Se fosse per me, ragazzi, il Natale non lo farei veramente, non ve l'ho detto, non mi piace. Vedo l'ora che passi veramente questo periodo di feste, questo periodo di luci, lucette, lucine, non, no, non fanno per me queste cose. Mi piacerebbe tanto che facessero per me perché secondo me tante persone, tanti bambini, tanti ragazzi aspettano il Natale perché comunque potrebbe essere un periodo bello, no? Cioè, ti fai regali a vicenda, trovi le cose sotto l'albero, sì, è carina come cosa. Però a me non mi appartiene questa cosa. Come ho già detto prima, già da tanti anni non mi appartiene. Infatti il Natale l'ho fatto l'ultima volta. Se andavo alle medie era già tanto, quindi per farvi capire, no? Quanti anni sono che non faccio l'albero. Ragazzi, spero che comunque questo video vi abbia un po' intrattenuto. So che probabilmente alcuni di voi saranno rimasti anche un po' delusi, forse perché avevo promesso di pubblicare roleplay, eccetera, eccetera. Però capitemi, è un periodo così, passerà. Come sempre, appena sarò in grado di farlo, pubblicherò tutti i roleplay che ho fatto perché ne ho fatti. Io li ho tutti registrati e devo soltanto editarli. Pubblicherò questi roleplay e eccetera, 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 eccetera. Mi ci vuole soltanto un po' di tempo e basta. Io vi saluto. Mando una buonanotte, vi faccio ancora tanti auguri di buone feste e ci vediamo al prossimo video, quando, cioè nell'anno nuovo, ci vediamo nel prossimo anno praticamente.